fa il direttore di governo, che per ripartire quel lavoro bisogna ripartire dal mattone, dicono, perché questo dà lavoro. Non so se sia il caso, cioè, parlando di beni comuni, che sia questa la formula ideale. Poi vediamo che i comuni lo fanno riutilizzare di posti. Io abito a Monticino Monteo, penso non ci sia più neanche un campo, perché praticamente quegli anni passati, gli anni 80, in cui gli amministratori che erano tutti democristiani, che però erano l'insegnante, all'avvocato, gente che aveva anche un certo tipo di aspetto, anche paesaggistico, e creato qualcosa, successivamente si sono imposti all'interno dei comuni i vari architetti, i vari geometri, che hanno fatto i loro interessi per 6 mesi, 1 anno, 2 anni per costruire, e ancora adesso sono gli amici degli amici, e praticamente hanno lottizzato tutto quanto e costruito. Lottizzare, parlando con il sindaco anche ieri sera, mi diceva che lottizzare per loro significa avere soldi in cassa, soldi in cassa perché serve per la stabilità, altrimenti se non avessero i soldi delle lottizzazioni che fanno non possono fare altri interventi per i beni comuni della popolazione. Questo cosa vuol dire però? Che per esempio in un altro comune ogni volta viene una pioggia sono sotto acqua, perché non c'è più gli scarichi, devo fare tutti quanti i servizi. Allora i servizi di chi è che li paga? Li paga il cittadino. Allora si crea un paese che era 3.000 abitanti 20 anni fa, siamo arrivati a 10.000, dove che praticamente non c'è più niente, devi raddoppiare le scuole e tutti i servizi. Ecco, come beni comuni, cioè io adesso sono qua impallinando, dice che domani prossimo ci sono le elezioni, di inserirmi e colpire quei beni comuni dalla ricerca. Cosa devo fare però di fronte alla situazione in cui mi dice che la gente ha bisogno e non ci sono soldi per costruire o fare? Cioè, dove uno si mette un nuovo amministratore in un comune del genere? Questo vorrei capire da dove partire. Volevo inserire un elemento che mi sembra comune a tutte le relazioni e interventi che abbiamo visto stasera, oggi. E cioè il rapporto che esiste fra i cittadini e quindi la tensione, la voglia dei cittadini alla partecipazione, non dico di tutti, ma di una parte dei cittadini alla partecipazione, gli enti amministrativi, i partiti e i poteri forti. Perché qui ci sono delle contraddizioni, ci sono delle cose che vanno chiarite, a mio avviso. E cioè, qual è la capacità e quali sono gli strumenti che, attraversando questi luoghi di dibattito, di discussione, di confronto che ho appena citato, quali sono gli strumenti per i quali i cittadini possono effettivamente costruire il comune, partendo dal territorio per andare a finire magari all'energia, per andare a finire ai rifiuti, rifiuti zero e cose di questo tipo. Cioè, ci sono tutti poteri forti che governano questi elementi. Allora, sul territorio io non capisco, esempio, perché si vanno a definire grandi opere con una distruzione, una devastazione del territorio incredibile in nome di una ripresa economica, in nome di una forma di quasi come dire keynesiana di gestione della risoluzione della crisi, dove attraverso proventi pubblici, soldi pubblici, perché poi anche il project finance abbiamo visto vanno a finire sul pubblico, dopo di fatto con la defiscalizzazione, cioè abbiamo un'opera che viene defiscalizzata, quindi sono soldi che poi i cittadini vanno a mettere, e quindi gestire attraverso la risoluzione della devastazione del territorio un problema riguardante la crisi. Però chi decide di fare quella opera? E quali sono i percorsi che permettono di opporsi a quest'opera? Sul territorio sempre. Perché, esempio, nel Polesine un campo coltivato a grano ha un valore
molto e molto più basso di un campo, coltivato a rana nel Veneto, Ricco, perché tendenzialmente nel Veneto già c'è la politica che tende alla cementificazione, no? La rendita di quel campo sono due cose diverse, siamo a 200 km di distanza. E quindi perché lì si va a costruire questa cosa qua? Che poteri forti determinano questa logica? E quindi come il cittadino può opporsi? Come l'amministrazione può opporsi a questi poteri forti? Due, sull'energia. Già mi piace questo approccio al piano strategico, no? Nazionale, che effettivamente lascia molto da discutere e da sviluppare, sia legato all'hub del gas, sia legato alle trivellazioni, ma soprattutto legato al fatto che sulle rinnovabili e sulla nuova, come dire, possibilità di transitare a un modello diverso, proprio non hanno nessuna intenzione di farlo, mi sembra, quello che ho visto. Ma soprattutto, qualora nel momento in cui ci si organizza, perché è un problema proprio organizzativo, per sviluppare decentramento, per sviluppare comunità energetica, per sviluppare territori autosufficienti, bisogna sempre però porsi il problema di mediare con potere forte. Lo scambio sul posto, l'Enel, Terna o Sette in altre regioni, che gestiscono la distribuzione del kilowattora che io, cittadino, riesco a produrmi democraticamente attraverso la gestione della mia piccola parte di sole, la devo però cedere a qualcuno che la mercifica, che la sviluppa e la determina come merce e capitalizza su quella merce. Sui rifiuti è un po' lo stesso, no? Cioè, la filiera dei rifiuti oggi in Italia, vabbè, prevede evidentemente delle lobby forti che contro in controtendenza rispetto a tutto sviluppano l'incenerimento come elemento centrale all'interno del quale si possa sviluppare tendenza di capitalizzazione, se vogliamo dire, tendenza di trasformazione del rifiuto in profitto. Abbiamo inventato anche la termovalorizzazione come termine che ha dopo sanzionato, poi passato, cosa che sappiamo. Comunque la lobby esiste e su questo esistono anche cittadini che si stanno opponendo e pensano a modelli diversi. Allora, cioè, per sintetizzare, se esistono i poteri forti sugli argomenti che ci avvicendano, che avvicendano i cittadini nella propria vita, e stiamo parlando di biopolitica vera e propria, perché effettivamente stiamo parlando di quello che interessa le 24 ore della nostra vita, allora come e quali sono gli strumenti e la partecipazione reale, no? La dimensione deliberante che permette di ostacolare questi poteri forti, che permette a partire dal territorio, dal piccolo territorio, perché forse è più facile, forse più semplice, di porre quei paletti fissi che preservano il territorio, capaci di preservare il territorio, capaci di preservare e gestire l'energia, capaci di preservare e gestire la quotidianità rispetto ai rifiuti, il lavoro, la crisi, eccetera, eccetera, e che quindi impediscono ai poteri forti di... E io credo che in questo elemento ci debba essere il vero concetto di partecipazione, perché la partecipazione non può essere per asfaltare, dicevamo ieri sera post serata di discussione qui, no? La partecipazione non può essere per asfaltare una strada in asfalto o in porfido, lo lasciamo fare ai tecnici che sanno, che gestiscono. La partecipazione deve essere in strategia. E qua è la domanda: quali sono gli strumenti? E qua credo sia la ricerca della scuola dei beni comuni nell'approfondire la relazione che esiste fra cittadini, amministratori e la politica per dimensionare un percorso che sia o delle soluzioni o comunque degli aspetti che siano capaci di
essere strategicamente validi per la costruzione del comune. Ed è in questo senso che volevo magari... Io farei, scusate, magari dopo abbiamo tempo, sennò nei workshop, farei un giro veloce di chiusura dopo la battuta di Patrizia, velocissimi perché stiamo sparando. Io vorrei collegarmi proprio a quest'ultimo intervento, perché provo un grande disagio a sentire questi discorsi che peraltro condivido, ma dentro i quali noto una grande contraddizione, perché dagli anni Ottanta in poi, dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista politico, lo slogan fondamentale è stata privatizzazione, cioè quell'ideologia in base alla quale tutto quello che esiste, sia dal punto di vista delle risorse che dal punto di vista delle risorse materiali ma anche risorse umane, è disponibile al mercato. Questo ha creato delle contraddizioni. Credo che non ci troveremmo oggi a parlare di beni comuni se per più di 20 anni questa ideologia non avesse permeato la società e la politica, anche la politica di centrosinistra, dentro questa idea di privatizzazione in realtà c'è un'idea di società, così come dietro l'idea di beni comuni c'è un'idea di società. Allora io sento l'esigenza, per trovare gli strumenti di cui faceva accenno appunto l'intervento precedente, l'esigenza di definire cos'è bene comune. E bene comune che dal mio punto di vista non si può comunque limitare all'aspetto ambientale, ma che dovrebbe riguardare anche tutte quelle dimensioni fondamentali alla vita, come ieri sera qualcuno accennava, che sono per esempio il cibo, che sono la casa, che sono l'istruzione, che sono la salute, che sono la mobilità, e che significano un progetto appunto di società che va in direzione contraria rispetto a quello che è dominante, che convive anche all'interno di una cultura di centrosinistra che sta domandandosi come affrontare e risolvere anche i problemi della crisi economica. Anche per evitare che questa partecipazione per rivendicare i temi comuni non assuma delle caratteristiche molto localistiche, alle volte anche che confliggono. Penso per esempio ai comitati per impedire la costruzione di un spazio attrezzato per i nomadi, oppure per la casa d'accoglienza piuttosto che per... Cioè il mio bene comune entra in conflitto con il bene comune di qualcun altro. Quindi da una parte c'è sicuramente l'esigenza di una tematizzazione di cos'è bene comune e di che cosa non è bene comune. Quindi una distinzione più precisa che dal punto di vista teorico e giuridico, e dietro a questo un progetto politico che si spenda senza la paura di essere sempre accusato di retrocomunismo, perché poi è questa inferiorità culturale e questa paura culturale che ci impedisce di affrontare anche con coraggio intellettuale questo tipo di dimensioni che comunque ci portano verso un tipo di società che è completamente diversa da quella che invece ha fatto della privatizzazione e del neoliberismo in fondo la matrice della società e dei progetti politici che adesso stanno gestendo la crisi economica e purtroppo in modo trasversale. Vai. Velocissimamente, perché sarebbero tutte cose molto interessanti da approfondire, però proprio per spot, poi se volete dopo invece analizziamo un po' meno. Il cittadino ha degli strumenti per fare qualche cosa? La domanda è un po' tutte e due. Ecco, io vi dico una cosa, sull'energia che sembrerebbe la cosa più lontana per tutto quello che ho detto prima, per quello che sappiamo, per il mondo delle lobby che modificano tutto, per un governo, ma non solo quello dei tecnici, non solo Berlusconi, diciamo, non solo quello dei tecnici, ma quello anche di adesso. Voi dovete sapere che al Ministero dello Sviluppo Economico è stato messo, voi lo sapete meglio di me, il sindaco di Padova, e voi conoscete molto meglio di me chi è il sindaco di Padova. Gaetano? No. Meglio,
Insomma, cristiano. Credo che sia proprio un uomo di apparato, no? Che sia proprio un dirigente bersaniano, il quale Bersani ha deciso che nella sua ritirata, dopo quello che è successo, una cosa la doveva preservare. E che cosa ha scelto di preservare? Lo sviluppo economico. E sullo sviluppo economico le idee di Bersani le conosciamo, che sono state le idee che hanno in qualche modo visto, che ci hanno visto contrapporre altre idee, almeno negli ultimi anni. Però sull'energia il cittadino ha una cosa importantissima, che in realtà lo vede avvicinare all'amministrazione locale, ed è il piano di azione per energia sostenibile. I comuni che contraggono con la comunità europea questo protocollo che si chiama Patto dei Sindaci possono regolamentare autonomamente il discorso del modello energetico. Perché? Perché l'Europa ha capito che non poteva più parlare con gli Stati. E allora che ha detto? Ha detto: io bypasso lo Stato, vado direttamente all'ente locale, perché l'ente locale è quello più vicino al cittadino. Ma sapete cosa sta succedendo in questo paese delle meraviglie, come dice Crozza? Che quasi tutti i piani di azione fatti dai comuni non seguono la logica della partecipazione del cittadino, logica per la quale sono nati. Addirittura l'Europa li ha indicati proprio per questo motivo. E sono dei piani che scimmiottano i vecchi piani. Allora il comune invece può fare un piano d'azione dove il modello energetico di questo piano d'azione è un modello energetico che va verso la... Qua praticamente si ribalta il concetto. Non chiamo il cittadino solo per discutere di come si fanno le cose, ma dico io che il modello deve essere tale per cui obbligatoriamente il cittadino è chiamato a gestire le cose. Ve lo dico perché a Roma ho fatto così, ed ecco perché l'ho fatto in una maniera troppo eclatante, perché Roma è tutta un'altra storia, ma ecco perché si è bloccato tutto. Lo strumento sull'energia c'è, bisogna essere bravi naturalmente. Poi se volete su questo ve lo dico, perché effettivamente ci sono delle sacche importantissime che ci dà l'Europa, manco ce le dobbiamo prendere, non dobbiamo manco inventarcele, inventiamo qualcosa. Le leggi del mercato, le leggi del mercato bisogna confutarle tutte, le leggi del mercato. Cioè è il mercato che non va più bene, cioè assegnare al mercato la giurisdizione di tutto che non va bene. Perché che cosa ha comportato? Ha comportato il nostro grado di insoddisfazione e di alienazione. Perché quando altro che terreno che vale di più e che vale di meno, c'è il grano che vale di più e che vale di meno. E il grano non lo decide il contadino, il prezzo del grano non lo decide il contadino. Lo decidono logiche di commodities internazionali, no? Che sono frutto del petrolio, perché è il petrolio che poi influenza tutto quanto. E le leggi del mercato vanno confutate, e queste si possono, certo, è un processo molto, molto lungo, perché sapete, nel campo dell'energia c'è il governo che non si muove, che fa le trivellazioni, l'Enel e l'Eni che naturalmente stanno lì, che si stanno vedendo sgretolare la terra sotto i piedi, e quindi figurate che cosa può succedere. Io vi racconterò, se volete, dopo del capacity payment, che è una forma aberrante di remunerazione delle centrali tradizionali che non funzionano, che però paghiamo noi, con le nostre bollette, le paghiamo noi, perché se le pagassero loro, ma le paghiamo noi. E poi c'è l'autorità dell'energia, ieri pure si è accennata l'autorità dell'energia sull'acqua, ma sull'energia è molto peggio. Quello che sta decidendo in questo momento l'autorità dell'energia sullo scambio sul posto, sul fatto di far valere il mio kilowattora come la kilowattora degli altri, cioè kilowattora di serie A e kilowattora di serie B, e poi c'è anche uno di serie C, capite? In questo contesto noi non possiamo più riferirci alla nostra cara nazione che ci può fare i nostri interessi. Finisco col dire che cos'è il bene comune, perché una piccola nota polemica sulla decrescita me la dovete lasciare un po' dire. Adesso, per carità, io vorrei discutere queste cose, ma, e su questo so che troverò molte persone che non sono d'accordo con quanto dirò, però la devo dire questa cosa.
attenzione a questo fatto della decrescita. La crescita e la decrescita non è solamente economia, cioè se noi consideriamo crescita e decrescita solo in chiave economica, facciamo lo stesso errore che dobbiamo combattere. La crescita è culturale, la crescita è sociale, e quindi anche la decrescita è culturale e la decrescita è sociale. Quindi attenzione, quando diciamo decrescita felice, diciamo che ci stiamo accontentando di qualche cosa. Noi dobbiamo invece rilanciare, certo fuori dal mercato, fuori dalle leggi del mercato, fuori dall'alienazione, fuori dall'esproprio, fuori da tutta una serie di cose che hanno governato gli ultimi 100 anni. Ed è chiaro che dobbiamo combattere lo spreco, ma chi è il pazzo che dice no, io voglio sprecare le cose? Non credo che ci sia nessuno. Bisogna capire che cos'è lo spreco e combatterlo. Ma attenzione, perché sul bene comune, nella ricerca della definizione di bene comune, intervengono, come dice giustamente lei, tanti aspetti, non solo quello ecologico o economico, ma quello culturale. La crisi che abbiamo oggi è la crisi della società, non è che poi si porta dietro tutte le altre crisi, ma è la crisi dell'individuo e del nostro rapporto con gli altri individui, quindi della società. Quando dico che con l'energia, se cambiamo il modello energetico, cambiamo la società, io ci credo veramente, penso che si possa fare chissà quando, io forse no. Però è così. E allora anche nel discorso del bene comune, e l'energia è il massimo bene comune, che è la vita, quindi voglio dire, sul bene comune, attenzione a tutti gli aspetti, perché sono tutti gli aspetti che diventano, e tutti gli aspetti devono essere considerati. Due parole, solo due, per dire che secondo me appunto abbiamo un enorme potere, no, di cui a volte siamo poco consapevoli, perché è la comunità che determina le priorità, no? E quindi occorre aumentare sempre più la consapevolezza del fatto che siamo noi che possiamo e dobbiamo decidere sulle scelte prioritarie per il nostro territorio. Sono infiniti ormai in Italia i casi dove inceneritori sono stati bloccati, privatizzazioni sono state bloccate, la vittoria stessa del referendum sull'acqua che nessuno l'anno prima mai avrebbe sperato, no? È stato un esempio eclatante. Purtroppo c'è solo una regione italiana che ha uno strumento che credo importantissimo, che non è solo il referendum abrogativo, ma anche il referendum propositivo. No? E questo strumento è stato usato per la prima volta con un grandissimo successo, proprio sul tema dei rifiuti, quando appunto pochi mesi fa la regione Valle d'Aosta voleva andare avanti con il proprio piano per il pirogassificatore, per un'altra di quei termini tipo termovalorizzatore che serve appunto a confondere un po' le idee, per appunto la combustione, comunque il trattamento a alte temperature comunque dei rifiuti. E la popolazione, le associazioni si sono rivoltate contro questa idea che è aberrante del ciclo della materia, che non è il riciclo ma è la combustione con uno spreco energetico incredibile. Hanno appunto organizzato non un referendum abrogativo di quel progetto, ma un referendum propositivo di quello che i comitati e le associazioni insieme avevano elaborato come alternativa al sistema di smaltimento rifiuti, ovvero sistema integrato di riciclo della materia, di riduzione della produzione degli scarti e di riutilizzo anche di ciò che non è riciclabile. Quel referendum è stato vinto con la stragrande maggioranza. Oggi purtroppo il governo regionale Valle d'Aosta non ha ancora pienamente recepito normativamente quel referendum, però che è successo? Che appunto oggi, cioè domani e dopodomani si va al voto, la politica che per fortuna ha aperto, parlo del centro-sinistra, ai movimenti e alle associazioni, quindi ha sposato in pieno gli esiti referendari, e quindi speriamo che si passi da un successo di movimento incredibile come quello che è stato a un successo anche in termini di istituzioni a trasformare poi realmente quel successo in un progetto che si costruisce sul territorio. E quindi questo io credo appunto sia la strategia che sempre più, a cui sempre più dobbiamo dare forza, cioè quella di da una parte contrastare i progetti di insostenibilità e di privatizzazione
che sempre ci vengono calate dall'alto quando le istituzioni fanno da aziende nazionali e multinazionali, dall'altra quella appunto di aggregare, coinvolgere sempre di più la cittadinanza, dall'altra quella di contaminare sempre di più la politica, a volte con appunto magari metodi propositivi, a volte con metodi da trincea, perché appunto le situazioni sono infinite e non succede spesso purtroppo che questa contaminazione avvenga. Avviene più facilmente in contesti in cui magari non c'è un potere consolidato, non è un caso che appunto sia a Valle d'Aosta, ma in tantissimi altri casi d'Italia, ma anche a Capanno, diciamo, il potere consolidato era il centrodestra, poi nel nostro caso perché il candidato sindaco che si sarebbe riconfermato con il 60% proprio in campagna elettorale fu messo agli arresti domiciliari perché registrare un passaggio di una mazzetta per l'ampliamento di un capannone. In altri casi, diciamo, perché comunque quel potere viene sconfitto da movimenti, da associazioni, sempre più credo dobbiamo far vincere la speranza di una politica che guarda al bene comune e ai beni comuni con la necessità, questo condivido, di definirli, di darne un quadro in termini giuridici e di priorità politica. Questo senz'altro. Ah, un'ultima domanda. Sulla domanda relativa ai comuni e alle vicinanze, questo diciamo non, forse diciamo, si va un po' oltre. No, quello della, di, come dicevi con te, della copertura di urbanizzazione. È un comune che ha l'urbanizzazione al 90%, è un comune a crescita zero, cioè, perché ormai è tutto cementificato, quindi è già, potrebbe essere virtuoso. Comunque no, la ripartire dal mattone è una retorica basta, non se ne può più, si può ripartire dal recupero, l'abbiamo già detto, del dismesso, dalla messa in sicurezza del territorio, quindi da far lavorare le persone non solo con il fotovoltaico ma anche con l'impatto ambientale, sarebbe la messa in sicurezza dell'idraulica, perché Vicenza non è possibile che una città, non era una bomba d'acqua quella di giovedì scorso, non era una bomba d'acqua, erano 20 mm, no, 20 mm in un'ora, cioè, non tantissimo, tutto sommato. E quindi c'è questo problema idraulico estremamente importante e significativo del territorio che non assorbe più, non occorre essere grandi scienziati. Lo diceva l'ingegnere idraulico Dal Paolo, uno dei più importanti del nostro paese, nel 1989. L'ha detto, abbiamo il saggio pubblicato, in cui si diceva del territorio mestrino, se va avanti così, che fate quegli interventi, c'è rischio, il rischio, che è una cosa, un concetto molto importante, che ci siano l'incapacità della rete scolante di raccogliere e far defluire con un ordine regolare, con degli indici specifici, quelle piogge che potrebbero accadere. Questo è l'89. Andiamo a vedere cosa è successo a Marghera nel 2006, a Favaro Veneto nel 2007, a Vicenza nel 2010, a Padova, a Soave, Monteforte d'Alpone. Qua non vale nemmeno la pena di soffermarsi. Non vale nemmeno la pena di soffermarsi. Allora direi 10 minuti di pausa, centriamo 10 minuti nelle tre stanze. Questa e le altre due suddivise per il workshop. Solo una comunicazione: a pranzo troverete anche il consiglio comunale di ragazzi.